Qualcuno ha raccontato la paura di ritrovare i figli salutati da piccoli, oggi maggiorenni, qualcun altro un mondo ormai lontano nel tempo, e c'è chi conta i giorni in un anno in cui ha visto la famiglia e chi, lasciato il carcere, spera di tornare nel suo paese nativo. Speranze e timori degli ospiti della casa di reclusione di Rebibbia sono state messe su carta e raccolte nel libro dal titolo Paura della libertà, una pubblicazione realizzata nell'ambito di un progetto di pastorale carceraria in sinergia tra il Dicastero della Comunicazione della Santa Sede e le carceri. Gli autori dei testi sono gli stessi detenuti. Il libro è stato presentato stamani nell'Istituto Romano. La prefazione è stata scritta dall'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi, che in apertura d'incontro ha chiesto ai detenuti di coltivare la libertà interiore durante il periodo di reclusione. A portare il suo saluto anche l'assessore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Monsignor Dario Edoardo Viganò. Un gruppo parrocchiale ha accompagnato con un recital la presentazione del testo. Come immagini il ritorno in società? Me lo immagino abbastanza traumatico, in quanto dopo tanto tempo passato qua dentro ti ritrovi una realtà diversa fuori. Quali pensieri ha raccolto nel suo testo? Diciamo, pensieri di un detenuto che dopo la privazione della libertà ha paura nell'uscire di non ritrovare quell'equilibrio perduto sia nei rapporti interpersonali, con gli amici, con i familiari, e ha paura di quello che può trovare fuori di cambiato. Di questa esperienza in carcere cosa l'ha colpita di più? La grandissima solidarietà umana e diciamo la forza con cui si va avanti anche in uno stato di privazione della libertà, che è anch'essa una prova. È un'esperienza che ti rende profeta nella misura in cui scopri dove sta l'amore di Dio, e siccome Gesù è nel fratello, quale migliore occasione del carcere dove ne incontri tanti dei fratelli, quindi incontri tanti Gesù che alla fine sono sempre lo stesso.